Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftus.it. In questo tutorial vedremo come creare una slide di view controller utilizzando il container. Quindi, nella view che si apre di default un nuovo progetto, ho inserito un segment controller nella barra di navigazione. Quindi ho aggiunto un navigation controller e all'interno della navigation bar ho aggiunto un segment controller. Dopodiché ho creato due nuovi view controller, ho creato due file Swift, chiamato uno primo e uno secondo, e l'ho assegnato appunto ai rispettivi view controller creati. Ed eccoli qua, primo e secondo. Una cosa importante poi che ho fatto è nella scheda principale del primo view controller ho assegnato uno storico ID chiamato primo con la lettera minuscola e al secondo view controller ho assegnato una storyboard ID chiamato secondo con la lettera minuscola perché abbiamo chiamato le due classi invece con la lettera maiuscola. A questo punto ci spostiamo nell'assistente e assegneremo il collegamento del segment controller, chiameremo segment control. Abbiamo fatto il collegamento al file Swift all'elemento grafico. Dopodiché chiudiamo e tramite appunto, in questo esempio utilizziamo appunto il segment control per il passaggio tra i view controller, ma potete utilizzare anche lo swipe o altri sistemi di navigazione. In questo esempio utilizziamo solo due view controller, ma potete aggiungere un terzo, un quarto, a seconda delle vostre necessità. Ci spostiamo nel file view controller, che è collegato, abbiamo detto, al primo view controller che sarà utilizzato come container. Quindi creeremo vari metodi. Il primo è quello di aggiungere e rimuovere il successivo. Rimuovere. Quindi primo lo chiameremo, potremmo creare anche dei file privati, quindi dei metodi privati, lo chiameremo func add e il secondo sarà create func remove. Quindi andiamo a popolare questi due metodi, a configurare. Quindi il primo sarà per aggiungere, potremmo chiamare as child, quindi aggiungi come figlio view controller. Controller, lettera maiuscola, ok, che sarà un view controller, questa n, ok, che sarà di tipo UI view controller, quindi l'ingresso vuole un view controller. A questo punto il nostro view controller d'ingresso faremo add quindi aggiungi figlio e passeremo il nostro view controller, dopodiché diremo di alla view di add sub view controller. Quindi di aggiungere il view controller alla view. Formattiamo meglio, ok. Punto view. Quindi la view del view controller che andiamo ad richiamare in entrata. Dopodiché configuriamo il nostro view controller, quindi il view controller
sarà aggiunto. Faremo view controller view frame cgrect. Utilizziamo degli interi, quindi l'origine sarà 0,0, mentre la grandezza sarà la view frame, quindi la larghezza della view e la view frame altezza della view. Dopodiché gli diremo al nostro view controller, la view del nostro view controller, di utilizzare l'auto size mask, che non è altro che, o meglio, serve per adattare la view del nostro view controller che stiamo inserendo alla grandezza reale della view controller, cioè a secondo punto se è grande sull'iPhone 11 ha una larghezza e un'altezza, sull'iPhone 8 ha un'altezza e una larghezza, quindi lui in automatico si adatterà e utilizzeremo le proprietà appunto flessibili larghezza appunto e la flessibilità in altezza. Dopodiché gli diremo al view controller lead move parent e diremo di passare appunto se stesso. Quindi in poche parole cosa abbiamo detto? Questo metodo richiama l'entrata un view controller, aggiunge come figlio il view controller e aggiunge la view del nostro container che è la nostra view principale. Aggiunge la view del view controller che noi andiamo a passare. Quindi passeremo il primo e passeremo la view del nostro primo view controller. Se gli passeremo il secondo e passeremo la view del nostro view controller. Perché vedete, ogni view controller ha una propria view. Quindi noi stiamo passando se il primo la view controller è questa, se il secondo la view controller è quest'altra. Ecco cosa fa in poche parole questo metodo e questa proprietà auto size mask adatta appunto la larghezza e l'altezza in base alla grandezza del nostro terminale. Quindi andiamo su remove, quindi faremo il procedimento inverso. Possiamo anche copiare per fare prima questo, anche se non si fa perché poi si sbaglia. Quindi in entrata sempre un view controller. Un UI view controller. A questo punto richiameremo il nostro view controller will move to parent, gli passeremo nil, che non dobbiamo ripassargli niente e perché dobbiamo rimuoverlo, quindi non aggiungiamo niente e il view controller, o meglio la view del view controller in ingresso view controller in ingresso, la rimuoviamo dalla super view. E questo è il metodo rimuovi. Dopodiché creeremo un metodo update view, quindi funzione update view dove in ingresso nessuno e ritorno nulla. Cosa faremo? In questo metodo a secondo del view controller, quindi selezioniamo il nostro segment controller che abbiamo collegato qui e gestisce lo spostamento. Richiamiamo select index, cioè il risultato della selezione, che in questo caso essendo 2 può essere 0 o 1.
Quindi se è uguale a 0, se è uguale a 0, rimuoviamo, quindi abbiamo selezionato l'1, richiamiamo il metodo remove e gli passeremo la variabile secondo. Adesso ci darà errore perché ancora dobbiamo crearla. Mentre se selezioniamo, quindi se non è 0 ma è 1, else, faremo remove chiameremo la funzione remove e richiameremo elimineremo una variabile primo che andremo a configurare dopo e una volta rimosso richiameremo la funzione add e metteremo secondo e qui metteremo invece add primo. In pratica che fa? A seconda della selezione del nostro segment controller, quindi first o second, lui rimuoverà, se selezioniamo view controller 1, rimuoverà il secondo e inserirà l'1, se seleziona il secondo, rimuoverà il primo e aggiungerà il secondo, che dopo andremo a configurare. A questo punto andiamo a configurare il nostro segment controller. Quindi faremo func setup segment control e gli diremo innanzitutto richiameremo il nostro segment controller e remove per sicurezza eliminiamo tutti i riferimenti al segment control, poi faremo segment control insert segment control no UI ma ins with title col titolo, lo chiameremo appunto primo at 0, quindi gli assegniamo 0, animate false. Configuriamo il secondo pulsante, insert, sempre con titolo, secondo alla posizione 1, animate false. Dopodiché creeremo una funzione che sarà richiamata all'interno del segment, cioè l'azione e la potremmo chiamare selection did change sender sarà un UI segment controller e in questa diciamo in questa funzione che sarebbe l'azione che effettuerà il segment controller quando verrà selezionato o primo o secondo, cosa fa? Richiama la nostra funzione update view che vi ricordate non fa altro che a secondo del valore del segment controller rimuove il secondo inserisce il primo oppure rimuove il primo inserisce il secondo. Quindi l'assegniamo al nostro segment controller, quindi si farà add tag, dove come tag avrà se stesso e come action avrà il nostro selector e avrà come metodo il metodo che abbiamo appena creato.
quale evento vale exchange. Quindi quando cambia il valore lui richiama questo metodo, che non fa altro che richiamare un altro metodo update, dobbiamo aggiungere sicuramente, ok, fa riferimento a obsessive, richiama l'update che effettua l'operazione che abbiamo descritto precedentemente. A questo punto creiamo la funzione setup. Setup view, che non fa altro che richiamare il nostro setup segment controller e la setup view. Scusate, l'update view. Questo setup view lo richiamiamo all'apertura nel with di load. Quindi nel with di load lui configurerà il segment controller e l'update view. Quindi che succede? Quando la prima volta che si aprirà il nostro view controller verrà richiamata questa, che richiama la setup, il segment controller e l'update view. Quindi che cosa fa? Lui crea il view controller, scusate, crea il segment controller, recupera il valore che inizialmente sarà 0 e configura il primo view controller a visualizzare, che sarà appunto primo, perché essendo 0 elimina il secondo e inserisce il primo. A questo punto andiamo a configurare appunto i due view controller che ci sono rimasti da configurare. Quindi creeremo il primo view controller, quindi lo potremo chiamare var, lo chiameremo primo, che eredita la classe primo, e a questo punto faremo in questo modo, quindi configuriamo la variabile primo. Potremmo anche utilizzare la proprietà lazi, che vi ricordo è quella proprietà che serve a allocare in memoria la variabile, in questo caso la variabile primo, solo al suo primo utilizzo. Che vuol dire? Per risparmiare risorse, è inutile allocare variabili all'inizio dell'apertura del view controller se magari non verranno mai utilizzate. Quindi, quando verrà utilizzata per la prima volta, quando verrà inizializzata la prima volta, allora allocherà la variabile primo all'interno della memoria del nostro terminale. Questo per risparmiare risorse. Ma questa è una chicca in più, diciamo. Quindi, gli diremo che let storyboard è uguale a UI storyboard, dove gli daremo un nome che sarà mine, e come building gli diremo boulder mine. In questo caso non ho fatto altro che a questa costante assegnargli la nostra mine storyboard. Quindi gli diremo che var view controller, non riesco ancora, Sten stasera non vuole andare, è uguale a storyboard che abbiamo creato precedentemente, identifier, che si chiama primo, che è uguale a primo.
Quindi che cosa ho fatto? Ho creato una costante e ho assegnato il nome della storyboard. Ho creato una variabile chiamata viewController che gli assegno la storyboard, che ha come identificativo primo, che è un casting di primo. Primo è la classe e primo identifier è il primo che abbiamo assegnato, ricordate, al viewController come storyboard ID. A questo punto, self add, quindi richiamo la classe add, ricordate che, scusate, il metodo add, e gli passo il view controller. E quindi return view controller. Marca l'uguale, giustamente, eccolo qui, uguale. Quindi abbiamo configurato il primo view controller. E andiamo a configurare il secondo, che non è altro che faccio copia e incolla per fare prima. Lo chiameremo in questo caso secondo, che eredita il secondo, e come view controller identifier avrà secondo, non è più primo qui, ma è secondo. Vedete, quindi la variabile secondo contiene il view controller secondo. A questo punto lanciamo la nostra applicazione, vediamo se tutto funziona. Ci dà un errore, vediamo subito di capire che cos'è. Per scritto, vedete, ho sbagliato a chiamare la storyboard name. L'ho chiamata mile invece che mine, e quindi ovviamente non la trova e ci dà errore. Quindi ritorniamo nel nostro file, correggiamo l'errore di distrazione, rilanciamo ed ecco qui, vedete, secondo è primo. Tramite uno swipe apre, ci possiamo spostare dal view controller. Una cosa che ho notato è che invece che l'apertura, invece di aprire il primo, vedete, mi passa subito alla view del secondo view controller. Quindi noi nel segment controller gli assegniamo già un valore, quindi faremo segment controller select index, gli assegniamo il valore iniziale di 0, quindi alla prima apertura sarà selezionato il primo. Ed ecco qui, infatti, vedete, riconosce il primo come view controller, quindi quando clicco sul secondo passiamo al secondo. Quindi possiamo aggiungere anche un terzo elemento, un quarto, quindi a secondo poi dell'utilizzo che ci serve. In questo sistema, che può sembrare complesso, ma una volta creato è molto banale utilizzarlo, quindi basta aggiungere un'altra variabile in questa maniera, ovviamente dopo averla configurata qui nel main. Quindi possiamo aggiungere un terzo view controller, un quarto, un quinto. È inutile ripeterci, diciamo, a seconda poi dell'utilizzo, e abbiamo creato un semplice scorrimento di view controller, quindi ogni view controller potrà contenere ciò che ci interessa e dare all'utente la possibilità, tramite un semplicità, passare da un view controller a un altro.
Bene, anche per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile e vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace qui sotto. Per qualunque problema invece potete scrivere qui sotto al video o al canale o al sito swiftus.it. Grazie e buona programmazione a tutti.